Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Si avvia ufficialmente la fase 2 del piano di rientro sanitario. La giunta regionale, guidata dal governatore Nichi Vendola, ha infatti ieri sera dato via libera al progetto che prevede, a fronte di una significativa riduzione di posti letto, una rimodulazione dei punti nascita e l'opportunità concessa alle ASL di avviare nuovi concorsi per favorire circa 1.000 nuove assunzioni tra medici e infermieri entro fine anno attraverso la riorganizzazione delle piante organiche. Vediamo. Dalla Giunta regionale via libera alla seconda fase del piano di rientro sanitario. Come annunciato, l'esecutivo, guidato dal presidente Vendola, ha varato la concentrazione dei posti letto ospedalieri, un provvedimento in linea con quanto previsto dalle indicazioni ministeriali e le linee guida determinate dai tecnici regionali, ma che inevitabilmente ha fatto registrare qualche frizione interna, soprattutto in casa PD, in relazione al paventato ridimensionamento degli ospedali di Trani e Fasano. Pericolo scongiurato, infine, e possibile crisi politica rientrata. Nel complesso, solo la provincia di Taranto vede aumentati, anche se in modo contenuto, i posti letto, soprattutto per quel che riguarda oncologia e pneumologia. 10 in tutto invece i punti nascita, la cui asticella è stata fissata a 500 parti l'anno. Verso la dismissione, quelli di Ostuni e Manfredonia, pronti per essere attivati invece nella provincia ionica, quelli di Martina Franca, Taranto e Castellaneta, come ci conferma a margine dei lavori dell'ultimo consiglio regionale il consigliere della Puglia per Vendola, Francesco Laddomada, componente della commissione sanità. Emerge che, a parte Taranto, punto centrale, ci saranno due ponti detti Spoke, cioè Martina Franca e Castellaneta. Si pongono dei problemi seri per quanto riguarda Grottaglie e Manduria. Qui devo dire che noi cercheremo ovviamente come consigliere del territorio di ottenere qualche deroga, almeno per Grottaglie che ha delle nascite che sfiorano i 700 parti l'anno. Mandore un po' meno, però devo dire che in qualità di componente della Commissione Sanità, non appena il piano dei punti nascita arriverà in Commissione, noi abbiamo solo il potere di dare un parere obbligatorio sì, ma non vincolante, per cui il potere dei consiglieri regionali è molto limitato e quindi queste decisioni sono sostanzialmente della Giunta e rispondono a direttive e linee nazionali che è impossibile cambiare. I punti prevedono due aspetti, un aspetto di quantità, un aspetto di qualità. L'aspetto di qualità significa che i punti nascita devono avere il cosiddetto TIN, la terapia intensiva neonatale, cioè una serie di servizi per soccorrere eventualmente la mamma e il bambino in caso di criticità. E poi diciamo, l'altro aspetto di qualità è che tutto il percorso nascita deve essere assistito dal concepimento fino a quando la mamma col bambino torna a casa, perché tutto deve essere riportato a una naturalità dell'evento. Avviata la fase 2 del piano di rientro, evidenzia il governatore Vendola, nelle prossime ore si potranno stabilire le piante organiche e far ripartire i concorsi per assumere medici e infermieri. Circa 1.000 in tutto le nuove assunzioni previste. Il nostro obiettivo fondamentale, continua Vendola, è guadagnare le risorse che consentano al sistema Puglia di traguardare una fase difficile e finalmente camminare verso obiettivi di miglioramento del sistema sanitario. E sulla delibera di riordino della rete ospedaliera adottata ieri dalla Giunta regionale interviene l'assessore regionale Fabiano Amati, che rivolge le sue attenzioni soprattutto agli ospedali di Fasano e Ostuni. I due presidi ospedalieri, si legge in una nota diramata dallo stesso Amati, sono ancora una volta salvi, anche se hanno subito il taglio dei rispettivi reparti di ostetricia a causa delle linee guida del Ministero della Salute, che giustificano la funzionalità solo con un numero di parti non inferiore a 500. Non deve sfuggire a nessuno, tuttavia, continua Amati, che tutti gli ospedali di Puglia hanno subito tagli sulla dotazione dei posti letto e che nei prossimi anni la scure della chiusura si abbatterà su tutti gli ospedali con meno di 120 posti e quella del ridimensionamento per quelli che ad oggi hanno più di 120 posti letto solo per prepararli a successive chiusure. Ciò vuol dire, insomma, continua Amati, che tra non più di un quinquennio l'offerta ospedaliera italiana e pugliese cambierà decisamente faccia e nessun amministratore pubblico che si rispetti può rimanere inoperoso
riposo di fronte a tale prospettiva. Per quanto riguarda le questioni strettamente connesse al nostro territorio, quindi, è giunta l'ora di prendere atto, afferma Amati, che nell'elenco degli ospedali da chiudere al prossimo turno ci saranno senza dubbio Fasano e Ostuni. Che fare allora? La soluzione è semplice, dice Amati, se solo volessimo evitare di lasciare totalmente sguarnito di assistenza ospedaliera un territorio così ampio e importante. La soluzione è quella di accelerare al massimo il processo di realizzazione di una nuova e grande struttura ospedaliera intermedia tra Brindisi e Bari, da collocarsi verosimilmente a cavallo dei rispettivi territori. Approfitto pertanto dell'occasione, conclude Amati, per lanciare un appello vigoroso a solidarizzare tra noi per realizzare con estrema rapidità il progetto, auspicando la collaborazione di tutti i municipi interessati, anche nella loro propensione naturale a farsi promotori e custodi della migliore prospettiva di benessere dei cittadini, partendo dal superamento di ogni localismo. Voltiamo pagina con la deposizione da parte del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Ugo Sica, di un mazzo di fiori, ricordo della giovane Melissa Bassi. Si sono aperte ieri a Brindisi le celebrazioni per il 198esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il servizio di Stefania Franciosa. È iniziata ieri con un minuto di silenzio in ricordo di Melissa, del giovane marinaio brindisino e dei caduti del terremoto, la cerimonia per il 198esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Le celebrazioni hanno avuto luogo ieri sera nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Brindisi. Il comandante provinciale, il colonnello Ugo Sica, nel suo discorso ha evidenziato il coraggio dei giovani brindisini, esempio di speranza contro ogni sopraffazione. Comandante, con uno spirito sicuramente diverso che si celebra questa festa? Sì, lo spirito non è uno spirito gioviale, difatti noi non parliamo di festa, parliamo di celebrazione del 198esimo anno della fondazione dell'Arma, perché è importante innanzitutto farla, perché noi non abbiamo paura di nessuno. Raccontavo prima che i nostri giovani ci hanno dato l'esempio, non hanno avuto paura di niente, figuriamoci noi se abbiamo paura dei criminali. Noi ci hanno dato un bel esempio e noi lo seguiamo. Nello stesso tempo bisogna anche fare un consuntivo di quelli che sono stati i risultati, che io ritengo positivi, e quindi parlare anche un po' di speranza, perché ci raccontava il ministro che è venuto ieri che la speranza bisogna avere pure, e la speranza è proprio quella, diciamo, episodi funesti, ma la speranza che il dispositivo funziona sul territorio e i risultati ce lo confermano. Bisogna tenere alta la guardia comunque, comandante, è così? Assolutamente, assolutamente. Io, per me la prevenzione è una cosa fondamentale. Noi abbiamo ridotto le rapine che ci sono state nel territorio, non guardiamo il caso specifico, sono cose che avvengono, sono endemiche a volte possono succedere in un territorio, però è anche importante vedere tutto il resto del lavoro che vengono fatte, sicuramente non solo da noi ma da tutte le forze dell'ordine, e devo dire che la provincia di Brindisi, sotto il profilo della percezione della sicurezza, dovrebbe essere più contenta, perché i risultati ci danno ragione. Se doveste citare un'operazione fra tutti come simbolo di quest'anno per i Carabinieri a Brindisi? Beh, a parte l'operazione con tanti arresti, perché sono operazioni di droga fatte dopo tanto tempo, eccetera. Per esempio l'operazione in cui c'è stato quel tentativo di rapina all'ufficio postale di CEI e l'abbiamo presi in flagranza di reato. Vogliamo parlare della rapina dei furgoni anche dell'altro giorno, perché siamo arrivati noi, loro sono andati via. Quella è sicurezza, quello vuol dire stare sul territorio. E noi siamo stati forse uno dei pochi territori in cui la rapina non è avvenuta. È stato un tentativo di rapina, perché sono andati via con i sacchetti vuoti, perché noi stavamo sul territorio. Intanto si aprirà questa sera a Brindisi il 12° forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, questa mattina conferenza stampa di presentazione dell'evento. Parte questa sera il 12° forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, un'associazione con personalità giuridica che unisce ad oggi 38 enti camerali ed altre istituzioni pubbliche e private appartenenti ai paesi dell'area adriatico-ionica. Italia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Grecia, Albania e Serbia. Il suo scopo è quello di promuovere lo sviluppo economico dell'area adriatica e ionica, rafforzare le relazioni fra gli enti camerali dei paesi transfrontalieri, favorire la cooperazione giuridica e amministrativa, armonizzando le procedure tra paesi, diffondere la cultura di impresa attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio.
L'inaugurazione del forum avverrà questa sera presso il nuovo Teatro Verdi di Brindisi. In questi tre giorni, ha dichiarato il presidente Alfredo Malcarne, abbiamo la possibilità di interloquire con l'intero sistema camerale adriatico fissando dei percorsi di sviluppo economico delle nostre aree comuni. Durante il forum non saranno soltanto affrontate tematiche istituzionali, ma anche e soprattutto scambi economico-culturali, accordi e relazioni di cooperazione internazionale che avranno il loro sviluppo attraverso una progettazione comune in fase di IPA Adriatico Interreg Italia-Grecia. Siamo onorati, ha detto ancora Malcarne, di ospitare questa importante manifestazione nella nostra città, sentendo tutta la responsabilità che l'organizzazione di un tale evento comporta. Di questo ringrazio la struttura organizzativa della nostra Camera di Commercio e la Segreteria del Forum, con la quale abbiamo collaborato attivamente per la migliore riuscita del forum. Affrontare in sinergia la nostra problematica legata al ristoro dei danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole. Con questo obiettivo questa mattina l'assessore provinciale Antonio Gioiello ha riunito nel salone di rappresentanza della provincia gli assessori alla caccia delle 5 province pugliesi. Il servizio. Erano presenti gli assessori alla caccia di tutte le province pugliesi alla riunione che si è svolta oggi a Brindisi per iniziativa dell'assessore Antonio Gioiello. Obiettivo fare fronte comune in riferimento alla problematica legata al ristoro dei danni da selvaggina alle colture agricole. Nello specifico noi dobbiamo intaccare quello che è una legge regionale del 98 e nello specifico nell'articolo 54,4, che sostanzialmente questo tipo di articolo ci dà delle direttive regionali e non ci dà la possibilità di poter distribuire quelle risorse per quelle che sono poi le incombenze che ci sono nei vari territori. Ma magari abbiamo il problema delle lepri, magari a Bari hanno quelle di cinghiale e comunque sono dei danni che provochiamo ai nostri agricoltori. Con questo noi vogliamo risolvere quelli che sono i problemi reali del nostro territorio e non magari fatte delle linee guida senza che poi effettivamente risolviamo il problema reale. Il primo atto concreto quale sarà? Quello appunto attraverso questa conferenza degli assessori provinciali della Regione Puglia di andare a Bari e di dire di voler, la nostra è quella l'intenzione, di avere rispetto per l'istituzione del territorio e di poter modificare questo articolo. C'è tutta l'intenzione di venire incontro alle esigenze dunque degli agricoltori? Sì, questa è l'esigenza di questa amministrazione provinciale in particolare, ma anche gli amici assessori provinciali delle varie province hanno lo stesso interesse che noi abbiamo, cioè il rispetto del territorio e l'interesse dei cittadini, quello è quello che a noi interessa. Restiamo in provincia perché è in partenza la scuola estiva gratuita di preparazione ai test per l'ammissione a facoltà universitarie a numero programmato, fortemente voluta dall'assessorato provinciale alla pubblica istruzione guidato da Paola Baldassarre e realizzata in collaborazione con l'Istituto Majorana di Brindisi, diretto da Salvatore Giuliano, e il liceo Pepe Calamo di Ostuni, diretto da Annunziata Ferrara. Il progetto, che rientra in quello più ampio denominato Surf Your Learning, è diretto in questa prima fase pilota a 40 neodiplomati degli istituti scolastici di Brindisi e provincia. L'avviso completo, compresa la domanda di partecipazione, può essere scaricato dal sito della provincia di Brindisi all'indirizzo www.provincia.brindisi.it e da quelli dell'Istituto Majorana e del liceo Pepe Calamo. Contestualmente è stato indetto un avviso per la selezione di 6 esperti docenti per le discipline. In questo caso la domanda di partecipazione, anch'essa scaricabile sui siti della provincia di Brindisi e delle due scuole, deve pervenire entro le 12 del 20 giugno presso l'ufficio protocollo dell'Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana. Giunge alla sua terza edizione Puglia Tipica, evento di riferimento per le proloco pugliesi in programma i prossimi 9 e 10 giugno a Francavilla Fontana. Questa mattina conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città. Agnese Poci. Questo fine settimana la città di Francavilla Fontana si riempirà di sapori e suoni della tradizione pugliese con la 2 giorni di Puglia Tipica, giunta alla terza edizione. L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, da Puglia Events, dall'Umpli, dalla Prologo di Francavilla Fontana, dalla provincia di Brindisi, dalla Camera di Commercio di Brindisi e dal brand Puglia Tipica Prologo Puglia. L'obiettivo di questa manifestazione è la valorizzazione delle tipicità turistiche, culturali, artigianali ed enogastronomiche della Puglia attraverso le associazioni, gli artigiani e le aziende dei produttori locali.
È un evento che coinvolgerà decine e decine di produttori locali, di associazioni culturali della città ed è un'opportunità che l'amministrazione comunale insieme al Proloco di Francavilla Fontana e quella provinciale sta dando a tutti questi produttori per mettersi in evidenza alle centinaia e centinaia di visitatori che verranno sabato e domenica prossima. Quindi un evento tra gli eventi, un arcobaleno di eventi e Francavilla Fontana sarà al centro dell'attenzione ancora una volta, in questo caso in senso positivo. Benvengono queste iniziative perché visto che si parla tanto di turismo per il nostro territorio, questa è l'opportunità di fare informazione su quello che può essere un turismo futuro, perché in effetti se noi non facciamo conoscere quali sono le nostre culture, quali sono i nostri prodotti, le nostre usanze, le nostre tradizioni e poi non mettiamo a conoscenza delle bellezze, parlando dell'arte, parlando di Francavilla, il Castello degli Imperiali che sarà prossimo anche l'inaugurazione, come anche il Duomo a Francavilla, e questo io penso che sia un'opportunità veramente per poter in futuro avere un ritorno turistico, come dicevo prima, perché poi turismo significa anche benessere economico, ma non soltanto per Francavilla, ma per tutto il territorio circostante. Protagonista del percorso che si snoderà a partire da sabato 9 giugno alle 19 sino alla serata di domenica saranno le Proloco pugliesi che hanno aderito, sebbene si senta anche per loro il periodo di crisi. Diciamo che il momento che stanno vivendo un prodotto del Proloco riguardo anche i problemi amministrativi non stanno rispondendo alla grande, cioè il numero delle Proloco sono presenti proveniente un po' prodotto dalla regione, però non in una maniera massiccia. Diciamo che ci saranno attualmente intorno alle 12-15 Proloco che hanno già dato adesione, sperando che fino a sabato qualche altra possa concedere la propria disponibilità. Questa partecipazione, grande ruolo ha avuto anche il mondo locale della produzione agricola, dei prodotti tipici, che parteciperà proprio attivamente. Certo, una delle nostre peculiarità associative è quella appunto di promuovere quelle che sono le attrazioni principali del territorio, non soltanto dal punto di vista turistico, architettonico, ma anche quello che riguarda la gastronomia locale, d'intesa con tutti i produttori, le aziende che nel territorio producono prodotti genuini. Infatti il tema del nostro convegno appunto verterà su quella genuinità dei nostri prodotti e ovviamente valorizzandoli al meglio come è nostra consuetudine come associazione. Il weekend partirà sabato 9 giugno alle 19 con apertura degli stand espositivi, la degustazione dei prodotti tipici, oltre agli spettacoli del gruppo Elisir e della banda delle Majorette della scuola media Materdona Moro di Mesagne. Domenica in mattinata invece si svolgerà in città una tappa della gara podistica nazionale con Ripuglia. Alle 10.30 presso Castello Imperiali si terrà un incontro su tipicità mediterranee ed alimentari, mentre nel pomeriggio gli sbandieratori e gli artisti di strada di Carovigno concluderanno i due giorni dedicati al gusto. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco per la seconda parte del telegiornale.